Si è svolta ieri sera ad Atri, nella suggestiva location del Teatro Comunale, la 12ª edizione del Premio Nazionale di Giornalismo, Premio Atri. Un compleanno importante per una rassegna nata nel 1964 nella città ducale e che per opera dell'associazione Atri per Atri è tornata dopo mezzo secolo dall'ultima edizione nel 2022 con un successo di pubblico e ospiti dell'informazione nazionale. Ho superato i 75 anni, sono sempre più felice di fare questo mestiere, anzi la penna l'ho proprio recuperata dopo che la televisione me l'aveva un pochino tolta e mi aveva distratto dalle cose che in fondo so far meglio, cioè scrivere. Adesso faccio libri, sono la cosa più gratificante alla quale potessi ambire. Una canzone che associerebbe alla sua di carriera? Si può dare di più. Vincitore di Sanremo nel 1987. Stasera c'è questo premio di giornalismo e mi fa molto piacere perché io naturalmente faccio il cinema, ma da tantissimi anni faccio anche il giornalista e lo faccio sul serio. Per cui ricevere un premio per questa seconda attività della mia vita è una bella soddisfazione. Uno può fare anche giornalista collaborando ogni tanto, no? Io ho fatto veramente 8 anni a Corriere della Sera e più di 20 al Messaggero sul serio, per cui lo faccio sul serio. Possiamo associare, anzi a lei faccio associare, il titolo di un suo film alla sua carriera da regista e non solo, da sceneggiatore anche? La vita è una cosa meravigliosa. Tante le figure di spicco del giornalismo italiano presente in platea, chiamate poi sul palco per ricevere l'ambito premio alla carriera. Tra i premiati, il neo direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, Luca Telese, ed il direttore responsabile della nostra emittente, Carmine Perantuono. E il premio lo condividiamo con i nostri telespettatori, ai quali vogliamo bene perché sanno di volerci bene anche loro, certo. Perché noi siamo la TV dell'Abruzzo.